tornano da oggi a Bolzano Clima Energy, fiera biennale internazionale dedicata alla ricerca e all'applicazione di soluzioni tecnologiche all'avanguardia nell'ambito delle energie rinnovabili e Clima Mobility, salone per la mobilità sostenibile. Due piattaforme internazionali sulle tematiche ambientali che interessano anche utenti e semplici cittadini alle prese, e parliamo in questo caso di Clima Energy, con scelte che possono rivelarsi importanti in tema di risparmio energetico. Un esempio può essere la cosiddetta cucina economica, una volta presente in tutte le case, specie in montagna, poi dimenticata, ora tornata prepotentemente in auge. Sì, c'è un grande ritorno delle cucine economiche e anche e soprattutto le termocucine, che riscaldano una casa intera, che fanno l'acqua tecnica per riscaldamento e anche l'acqua istantanea. È stimabile in quanto il risparmio rispetto ad altre fonti energetiche? Allora, se la legna è sempre ancora, diciamo, il mezzo più economico per riscaldare, vuol dire che in rapporto, diciamo, del consumo di gasolio a una termocucina con la legna o anche al pellet si risparmia oltre il 50%. 130 gli espositori, qualcuno meno rispetto alle precedenti edizioni, ma l'interesse è immutato, anche perché risparmio energetico e rispetto per l'ambiente sono tematiche sempre più sentite. Clima Energy, Clima Mobility, quando li abbiamo ideati nel 2008-2010, erano propulsori di un trend che diventerà il futuro per noi tutti, non solo in Europa ma anche in Cina e negli Stati Uniti, e questo è ora, perché il clima purtroppo sta cambiando e solo con queste energie pulite si riesce a far fronte alle sfide del futuro.